Come entrare come member in una membership? Allora, per entrare come member in una membership ci sono più modi, ci sono due opzioni, una di admin e l'altra di member login. L'opzione di admin entra direttamente con un clic, cioè tu hai un pop-up che ti si apre, se clicchi su admin ti si apre una pagina dove tu entri e vedi tutta la membership senza nessuna limitazione, completamente funzionante, mentre se clicchi dentro l'area di member, dalla pagina selezionata dalla membership ti si apre una nuova pagina dove tu devi copiare e incollare il link, cioè, o meglio, tu devi copiare e incollare il link trovato, perché l'obiettivo qual è? Quello di testare la membership come se tu fossi un cliente, ok? E in funzione del fatto che sei come un cliente, devi vedere quella che è la customer journey. Vediamo insieme. Quindi sei in membership, vado su una membership qualsiasi, ok? Vediamo quella in cui spiego il corso. Clicco su login link. Se io vado su admin login link, mi si apre un pop-up, un bottone che dice login as admin. E qui mi si apre la pagina dove vedo il corso di Kartra in italiano, ok? Questo è il corso di Kartra in italiano. Ma se io clicco in member login, quello che si apre qui è il link dove lo copio, apro una nuova pagina e qui mi viene richiesto di entrare. Allora, in questo caso io entro, adesso ci sono altre password, forse mi sono cancellato, io entro come membro, ok, per cui vedo quella che è l'esperienza del cliente. Volendo, mi viene detto, ok, entri con la pagina di default o con vuoi creare una pagina apposta. Dipende da te, ok? Quindi vedi anche, perché volendo puoi creare una pagina di login per la membership vera e propria. E in questo caso la puoi definire, la puoi creare prima e la puoi definire anche qui quando c'è il login link, ok? Per cui per entrare dentro la pagina o entri come admin o entri come member, ma poi devi entrare, cioè devi avere una registrazione attiva dentro come member per poterla vedere.